Cari amici, cari Liguri, buona Pasqua a tutti. È emozionante parlarvi qua da oggi, dalla nostra cattedrale di Genova, vuota, senza fedeli, ma con la fede al suo interno, e non solo la fede, con l'armonia, la musica, le parole, tutto quello che fa, direi, grande, certamente particolare, unica, la nostra civiltà. E la Pasqua della nostra civiltà è un momento davvero importante. È una Pasqua particolare per tutti noi, è una Pasqua, direi, unica, è una Pasqua certamente di dolore. E oggi ricordiamo tutte le vittime di questa terribile epidemia. Ma vogliamo anche ricordare con questa mattinata così particolare, portare nelle vostre case quel segnale di speranza che abbiamo coltivato in tutte queste giornate, dalla mattina alla sera, con il lavoro dei nostri medici, dei nostri infermieri, dei nostri operatori sanitari e poi di tutti gli uomini dello Stato che, senza riposarsi un attimo, hanno davvero lavorato per vincere questa sfida. E questa sfida noi non solo la vinceremo, ma la stiamo vincendo. Allora, in questa Pasqua particolare, dobbiamo ovviamente avere memoria e non dimenticarci anche in futuro di coloro che hanno perso la vita, ma dobbiamo avere anche la forte consapevolezza del fatto che noi siamo più forti di questo virus, che il nostro mondo, la nostra civiltà, ciascuno di noi, le nostre famiglie sono più forti del virus che ci ha attaccato e che certamente nei prossimi giorni torneremo verso una vita nuova, diversa, speriamo un po' migliore. Speriamo che questo virus, nel tanto male che ci ha fatto, abbia anche migliorato qualcosa del nostro paese, dei nostri rapporti sociali, della nostra politica, della nostra amministrazione, che ci abbia dato forza e consapevolezza di quanto valiamo. Vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua a nome dell'amministrazione regionale, di tutti coloro che ci lavorano e che ringrazio perché non si sono risparmiati in questo momento. Ringrazio il nostro cardinale per questa straordinaria location e per le sue parole che anche ieri ha ripetuto nella benedizione all'ex Ponte Morandi, al Ponte per Genova, che è un altro simbolo della speranza. Vi auguro di trascorrere, sia pure spesso lontano, come tutti noi, dalle proprie famiglie, una Pasqua serena di riflessione e di speranza, perché la speranza è quella che ci farà vincere questa sfida fino in fondo. Adesso l'assessore Cavo vi spiegherà cosa vedrete tra poco e poi il saluto a nome di tutti i sindaci del sindaco di Genova Marco Bucci. Buongiorno a tutti. Resurrezione, voci dalla Cattedrale di Genova è il titolo che abbiamo scelto per questo momento che vogliamo vivere lontani, ma tutti insieme grazie alle voci della lirica dei nostri talenti liguri. Sono voci forti, sono voci potenti, sono voci che potranno, con l'emozione che sapranno darci, farci vivere questo momento di elevazione musicale, di riflessione musicale e religiosa insieme, farci vivere questa Pasqua uniti, anche se fisicamente divisi e lontani. Saranno voci potenti, quelle di Francesco Meli, tenore di fama internazionale che ringrazio per la generosità con cui ha accettato il nostro invito e ha voluto essere qui insieme alle altre voci liguri, quelle di Serena Gamberoni, di Matteo Lippi, di Ivan Aion Rivas, di Elena Belfiore. Saranno accompagnati da Maria Letizia Poltini al pianoforte. E suoneranno e canteranno, insieme appunto alla musica di questo pianoforte, canteranno musiche di Rossini. Si inizierà col Domine Deus, si passerà all'Agnus Dei di Bizet, al Gratias Agimus Tibi di Puccini, l'Ave Maria di Mascagni, la Dolorosa di Serrano, l'Ave Maria di Verdi, l'Ingemisco ancora di Verdi, il Quies Homo di Rossini, il Panis Angelicus di Franck. E si chiuderà con una preghiera di Toschi. Inizierà Francesco Meli, chiuderà Francesco Meli e ci sarà un
intermezzo di due momenti di lettura di testi sacri di riflessione pasquale letti dal Monsignor Sobrero. Quindi sarà un momento di riflessione appunto musicale e anche religiosa insieme per questa Pasqua che non dimenticheremo, ma che in qualche modo arriverà nelle case di tutti noi grazie alla forza appunto di queste straordinarie voci che sono i nostri talenti liguri. Ora la parola al sindaco di Genova. A nome di tutti i sindaci della Liguria, a nome di ANCI e a nome della città di Genova, voglio augurare a tutti voi una Santa Pasqua, una felice e serena Santa Pasqua, e voglio mandare a voi una considerazione. Noi ne abbiamo parlato tutti assieme, stiamo tutti lavorando, stiamo rimboccandoci le maniche per arrivare a uscire da questo tunnel nel quale siamo ora, e stiamo tutti lavorando. Vogliamo che questa Pasqua, il messaggio che viene qui oggi, che viene oggi da questa chiesa, da questa basilica, e che viene da questa musica e da chi interpreterà questa musica, è un messaggio di speranza, è un messaggio di forza, è un messaggio di coraggio. Abbiamo bisogno di speranza, di forza e di coraggio. Saremo in grado di superare tutte queste prove, come lo abbiamo sempre fatto da secoli. Noi liguri, noi genovesi, abbiamo sempre superato tutte le prove che abbiamo avuto in questi anni, rimboccandoci le maniche e lavorando tutti assieme. E così faremo anche questa volta. Usciremo da questo tunnel ancora più forti e ancora migliori di come siamo entrati. Quindi l'augurio, ancora a nome di tutti i sindaci e a tutti voi, una serena e santa Pasqua, ricca di speranza, forza e coraggio. Grazie a tutti.
I brevissimi brani della Sacra Scrittura che ascolteremo, tratti dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, trasmettono il credo primordiale della Chiesa. I testimoni oculari e la primitiva comunità cristiana sentirono l'esigenza di conservare in brevi formule il cuore dell'avvenimento e della identità cristiana. È una catechesi che nel suo nucleo essenziale parte indubbiamente da Gerusalemme e quindi risale agli anni 30 dalla nascita di Gesù. Il punto centrale della Pasqua che noi oggi celebriamo è il fatto realmente accaduto, il fatto storico, preciso, della risurrezione personale di Gesù di Nazaret crocifisso, che giace morto per 3 giorni, di Gesù che, ridando vita al suo corpo esanime, compie il prodigio più inaudito e autentica così
il suo essere di Redentore e di Figlio di Dio. San Paolo pone drasticamente in risalto quale importanza abbia per il cristianesimo nel suo insieme la fede nella risurrezione di Gesù Cristo. Ne è il fondamento, questo è il punto. La fede cristiana esiste con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti, altrimenti cade. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, e apparve a Cefa e ai dodici. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ora pro nobis.
Oh.
San Paolo, come abbiamo ascoltato, lega indissolubilmente la risurrezione di Gesù con la risurrezione dei cristiani. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Anche oggi non è difficile, sia per i cristiani, sia per i più lontani dalla fede, rendersi conto che la vita considerata in se stessa è vuota. Una vita dove le persone care scompaiono, dove nulla resiste agli assalti del tempo, dove tutto inesorabilmente tramonta. Alcune considerazioni si fanno più insistenti al nostro cuore. Io chi sono? Che cosa resta di me? Dove andrò quando il mio corpo non esisterà più? Nel sepolcro vuoto di Gerusalemme troviamo la risposta a tutte queste domande. Il sepolcro è vuoto perché l'universo si è colmato della presenza di Gesù vivo e Signore. Il mistero pasquale ci distoglie da una concezione puramente naturalistica del mondo e ci indica il fine soprannaturale della nostra vita. Questo è il messaggio per tutti. L'uomo è destinato all'ordine soprannaturale. Questo sepolcro vuoto è la garanzia che non è vuoto il mondo, ma è arricchito da colui che è tutto per noi. L'universo ha un cuore e il suo cuore è un amore infinito. Ascoltiamo ora con religiosa attenzione una invocazione partita dal cuore del Papa San Paolo VI a Gesù Redentore. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per venire in comunione con Dio Padre, per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare a essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezze che non tradiscono in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della tua carità, lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'incontro finale con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli.
Oh!
Christi madre,
Ringrazio la Regione Liguria perché ha pensato e organizzato questo momento di elevazione musicale sul mistero della Pasqua. In questo tempo così singolare, complesso, incerto, ma dove la speranza non muore. Il mistero della Pasqua del Signore ci conferma che, essendo Lui la speranza che non delude, noi possiamo sperare e avere fiducia nelle vicende alterne della nostra vita. Al centro del mistero della Pasqua abbiamo ascoltato, attraverso la musica e il canto, vi è Cristo, il Figlio di Dio, morto e risorto per darci la vita divina, la vita soprannaturale della grazia, la vita che non muore. E accanto a Lui vi è la grande Madre, la Madre di Dio Gesù, di Gesù che è appunto la Santa Vergine, Madre di Dio e Madre nostra. E mentre ascoltavo questi splendidi pezzi musicali e canori, in questo straordinario contesto che è la nostra cattedrale, pensavo che il Vangelo, da 2000 anni, attraversa la storia e genera tanta bellezza. Bellezza di colore, di poesia, di forme, di musica. Bellezza che è solamente un riflesso, pur nella magnificenza che vediamo o che ascoltiamo, è solamente un riflesso del volto di Dio. La bellezza di Dio si è manifestata nella vicenda di Gesù. Perché la bellezza, noi sappiamo, anche quella nelle forme umane, è sempre un incontro tra la verità e l'amore. Sì, tra la verità e la bontà. Questa è la vera bellezza, che è suprema, originaria e originante in Dio, di cui Cristo è il volto, e che si riflette in ogni forma che è affidata alle mani dell'uomo, ispirato appunto dalla fede. E allora ringraziato proprio il Signore nell'intimo del mio cuore per il grande dono, la grande fortuna della fede. Una fede che genera e continua a generare questa elevazione che aiuta l'uomo, l'umanità a vivere la propria vita in qualunque situazione, anche la più difficile, come in questo momento accade. A voi, cari amici, che siete nelle vostre case, l'augurio mio personale, di tutta la Chiesa genovese, dei miei sacerdoti, di una Pasqua serena, piena di speranza, perché laddove la speranza venisse meno, verrebbe meno la vita.
Sì, questo è l'augurio che non nasce e non vuol nascere solo da un incoraggiamento umano, che pure ha un grande valore e fa bene a tutti, ma che nasce da una parola superiore, che non è la mia, che è quella di Dio, nella voce del Verbo: non temete. È il continuo, la continua esortazione di Gesù risorto ai suoi discepoli, alle donne a cui appare, al popolo, alla folla. Questa esortazione di Gesù attraversa la storia e arriverà fino alla fine del tempo, fino alla fine del mondo, e ci accompagna, accompagna oggi come ieri e come domani. Questa parola: non temete, io sono risorto e sono con voi. E allora vi auguro questo, ci auguriamo questo, che questa parola, questo invito di Gesù risorto risuoni nei nostri cuori. Oggi, nelle contingenze che conosciamo, nelle fatiche, e domani, quando ritorneremo alla vita normale e tutto riprenderà, perché non ci dimentichiamo di questo tempo. Non dovremo rincorrere il tempo perduto, gettandoci a capofitto nelle cose di sempre, nel modo di pensare di sempre. Il tempo da non perdere è quello che stiamo vivendo. Per quello che attraverso sofferenze, limitazioni, vite umanamente perdute, ci sta insegnando. Che il Signore ci aiuti a non diventare smemorati mai e a non temere. E questo non temere deve passare, deve tradursi anche, cari amici, in un ritrovarci gli uni gli altri, nuovo, diverso, che sono convinto che stiamo tutti riscoprendo a causa di quelle distanze, anche di quelle distanze sociali che ci impediscono l'incontro diretto, ma che sono certo ci insegnano a desiderare e a stare di più insieme, meglio insieme di prima. Da queste distanze forzate deve nascere un nuovo gusto, una nuova gioia di stare insieme in un modo migliore. Ecco, sono un po' alcuni doni della Pasqua che tutti hanno come punto originario Cristo, il Figlio di Dio, che è morto perché noi avessimo la vita e che dobbiamo declinare attraverso la nostra responsabilità nella vita quotidiana, oggi, nei modi di oggi possibili, giusti, necessari, e domani nella normalità delle cose. Auguri a voi, cari amici. Vi siamo vicini, vi sono vicino, in modo particolare alle famiglie, ai malati, alle persone sole, a coloro che sono ancora nella cura degli ospedali, di tanti medici, infermieri e altri che si prendono cura con tanta dedizione, senza dimenticare naturalmente, come già facciamo, tutti coloro che mantengono l'ordine della nostra convivenza e i servizi essenziali, giorno dopo giorno.
su tutti veramente scenda la pace del Signore e la sua benedizione entri nelle vostre case. Buona Pasqua.